Allora, vogliamo fare il diagramma temporale dell'ex SR che risponde a quella tabella di verità che abbiamo ricavato poco fa. Supponiamo che gli ingressi SR siano come quelli tracciati in questo diagramma. Che cosa significa? Dove il livello è basso, mettiamo l'ingresso pari a 0, dove il livello è alto, l'ingresso è pari ad 1. Idem per R. Quello che vogliamo ottenere è l'andamento delle uscite Q e Q negato del latch. Allora cominciamo con l'identificare gli eventi, quelli che abbiamo indicato con la I e I più 1, cioè che cosa succede all'ingresso. Il primo evento che incontriamo è il cambiamento nel valore di R. Il secondo evento tratteggiamo il cambiamento del valore di S. E ancora poi abbiamo terzo evento, il cambiamento di R, e così via. Segno tutte le linee tratteggiate che corrispondono ad un fronte o di salita o di discesa degli ingressi. Perché segno queste linee tratteggiate? Perché in corrispondenza a questi tempi che devo andare ad esaminare cosa succede per capire il valore dell'uscita. Allora, intanto mettiamoci al tempo 0. Al tempo 0 che cosa succede? R uguale 1, S uguale 0. Quindi siamo in reset. Quindi al tempo 0 sicuramente Q è 0 e ci rimane sicuramente sino al primo evento. Al primo evento che cosa succede? Dopo, subito dopo il primo evento, che abbiamo sia R che S uguale 0, quindi siamo in una condizione di memorizzazione, quindi Q rimane 0 sino al secondo evento. Al secondo evento S va ad 1, quindi il dispositivo si porta in set e ci rimane sicuramente sino a quando anche R va ad 1. A questo punto abbiamo, per quanto proibito dal punto di vista logico, abbiamo, questo è il nostro riferimento, abbiamo l'uscita Q che se ne va a 0 e ci rimane sino al successivo evento nel quale R torna a 0, quindi abbiamo S1, R0, siamo di nuovo in set. All'evento successivo, andamento 0 di S, otteniamo per i due ingressi 0, 0, quindi siamo in condizione di memorizzazione. Su questo fronte di R, R passa da 0 a 1, siamo di nuovo in reset, sino a quest'altro evento. Qua abbiamo di nuovo 1, 1, quindi rimane 0. Qua abbiamo R uguale 1, S uguale 0, quindi siamo ancora in reset, quindi Q è sempre 0. Qua abbiamo S0, R0 e ancora 0. E infine S1, R0, andiamo in set e rimane in set perché dopo abbiamo 0, 0, che è la condizione di memorizzazione. Per quanto riguarda Q negato, le cose dovrebbero essere all'opposto tranne nei momenti in cui abbiamo tutti e due gli ingressi a 1. Quindi che cosa succede? Al tempo 0 Q negato è 1 e ci rimane sicuramente sino a questo intervallo. A questo intervallo cosa succede? Qua abbiamo 0, 0, rimane 1. Qua è simmetrico perché poi ci abbiamo set, quindi Q se ne va a 0 e rimane. A questo punto qua ci abbiamo 1 1 e quindi Q rimane 1, non va, dovrebbe andare a, rimane a 0, voglio dire, dovrebbe andare a 1 perché Q negato è 0, però siamo nel caso di uscita contraddittoria con la premessa delle uscite Q negate. A
Andiamo avanti. Questo, dopo questo intervallo, che succede? S1 siamo in set, quindi Q negato 0. Qua abbiamo 00 memoria e ancora 0. Qua siamo in reset e Q negato se ne va ad 1. 1, 1, andiamo a 0. Qua siamo in reset e va ad 1. 0, 0 rimane ad 1. E finalmente torniamo in set e quindi Q negato se ne va a 0. Quindi questi. Ma questo è l'andamento di Q e Q negato per il latch SR quando abbiamo gli ingressi definiti come da questo diagramma.